Diciamo che non basterebbero un milione di parole per descrivere il mio periodo all'estero, più precisamente in Irlanda. Dovessi però scegliere solo tre parole, inizierei con novità, perché ovviamente l'anno all'estero è fatto soprattutto di novità, di cose nuove, partendo proprio dal paese in cui andremo ad abitare per un lungo periodo della nostra vita. Novità è anche la famiglia ospitante, perché non è la famiglia in cui noi abbiamo sempre vissuto e in cui noi abbiamo trascorso tutta la nostra vita. Novità è la scuola, è la nuova casa, tutto ciò che ci circonda e a cui noi poi ci abitueremo. La seconda parola che potrei usare per descrivere il mio periodo all'estero può essere la conoscenza, oppure anche comprensione, comprendere alcuni lati nascosti e che forse tenevo nascosti forse per paura di mostrarli agli altri, come ad esempio la mia timidezza che ha accompagnato il mio anno all'estero. Questa però si è trasformata in intraprendenza proprio perché l'anno all'estero ti porta al cambiamento. L'ultima parola, che però per me è la più importante, è casa, perché non è un'utopia il fatto che andando all'estero si ha una casa in un mondo straniero, perché non ci si aspetterebbe un rapporto così stretto con la propria famiglia ospitante, neanche io me l'aspettavo. In realtà io sono stata trattata come una seconda figlia in tutto e per tutto. Ero in Irlanda da 2 settimane ed era il mio compleanno e loro mi organizzarono una sorpresa, ovviamente tutto a mia insaputa, e arrivando a casa subito dopo scuola mi fecero trovare tutti i miei amici exchange e una torta gigantesca. Ovviamente io non me l'aspettavo e questo per me significò tanto e segnò anche l'inizio di un bellissimo rapporto che dura tuttora a 6 mesi dalla fine del mio anno all'estero. Noi ci sentiamo praticamente tutti i giorni e per me la mia sorella ospitante è veramente mia sorella, anche perché nei momenti di difficoltà, che ovviamente non sono mancati, lei è stata sempre vicino a me e mi ha aiutato davvero tanto. Irlanda infatti non è solo il paese della birra o delle pecore, ma in realtà è un paese formato da tantissime e bellissime persone che possono essere intese anche come gli irlandesi un po' del sud Italia, che con grandi cenoni, con grandi feste, sono sempre pronti ad accoglierti nel modo giusto.